Siamo da Faliero al Capodanno Matto di Avanti Tutta. Oggi 23 novembre qui si festeggia il Capodanno Matto. Perché direte voi? Perché Leonardo, quando 6 anni fa gli diagnosticarono nel mese di luglio che sarebbe morto, sarebbe vissuto 4-6 mesi, in quel lasso di tempo decise di festeggiare il Capodanno. E questa tradizione a distanza di anni è continuata ad esistere. E anche questa sera siamo qui da Faliero a festeggiare il Capodanno Matto. Leonardo, Capodanno Matto 2018, quest'anno si è chiuso, si sta chiudendo bene, abbiamo fatto anche da poco una donazione, questa sera grande festa, i progetti per il 2019. Abbiamo organizzato un biennio perché in realtà sto organizzando il 2019, ma sto pensando anche al 2020 perché abbiamo tante cose di sostanzialità e soprattutto ecco, di aiuto notevole per oltre che contrastare la progressione della malattia cancro, ma anche a dare, migliorare, sensibilizzare e sostenere, diciamo, il malato oncologico, cercando di fargli veramente un grosso regalo quotidiano, di dargli una qualità di vita e una possibilità di qualità della vita, diciamo, accettabile. È un'asticella molto alta, però ambiziosa nello stesso tempo, ma grazie un po' alla ricerca, grazie al nostro impegno, alla passione e al vostro sostegno che date alla nostra associazione, perché è insieme che riusciamo ad avere dei contributi importanti, sarà un cambiamento epocale anche per tutta la città di Perugia, e non solo, perché creeremo nel tempo un evento legato ai bambini, ai giovani, alle famiglie e agli anziani, per diciamo conservarsi in salute facendo un piccolo sacrificio di un piccolo tempo da dedicare ogni giorno all'attenzione al cibo e all'attività motoria. Non posso dirvi altro perché sennò poi si cela troppo, però ce ne saranno delle belle. E grazie per tutti che questi 350 persone che questa sera sono venuti qua a darci modo di sostenere l'associazione, nello stesso tempo a divertirsi, e quando poi fai del bene e lo fai alle persone meno fortunate di te, ti senti una persona utile. E in questo momento socio-economico ognuno di noi ha bisogno di essere utile, perché vive una vita più felice, più serena e più grata di essere chiamata tale. Grazie a tutti. Luca, sono 2 anni che ospiti Avanti Tutta il Capodanno Matto. Cosa ne pensi? Ma sicuramente è un'iniziativa eccezionale, anche perché al di là di tutto c'è una certa amicizia con Leonardo, che ormai sono tanti anni che, ecco, che appunto nutriamo questa amicizia. E sicuramente mi ha fatto piacere riospitare per il secondo anno questo grande evento. Spero che siete rimasti tutti contenti. Continuiamo logicamente adesso nella seconda parte musicale, e grazie a tutti. Festeggiando insieme a un gruppo di volontari, vi auguriamo buon Capodanno, Avanti Tutta!